Quindi oggi continuiamo la nostra serie sulla saggezza di Proverbi per le diverse aree della vita. Parleremo oggi di gestire il denaro con saggezza. Ok, denaro. Gestire il denaro con saggezza. Ma inizio raccontando una storia. La storia di quando venne regalata a Sara e a me un giorno una macchina. Abitavamo in Canada all'epoca, eravamo arrivati da poco, eravamo sposini. Lì conoscemmo un uomo chiamato Fabio, che stava finendo di studiare e tornava al suo paese. Due mesi dopo averlo conosciuto, poche volte, Fabio mi disse che stava pregando, chiedendo a Dio cosa a fare con la macchina che aveva, e che aveva sentito che doveva dare la macchina a qualcuno, e mi chiese se io la volessi, così, all'improvviso. Non potevamo permettercela, quindi disse, ma certo, a voglia. Era una Chevrolet rossa, fuori e dentro, prodotta nell'anno in cui, sai Dio, siamo nati, l'83. Il finestrino non si apriva bene, ogni tanto la batteria non funzionava, dovevamo spingerla per farla partire. Una volta i freni non funzionarono, quasi investì una famiglia, ma eravamo contentissimi, una macchina così come regalo. Quell'atto di generosità mi toccò abbastanza, profondamente. Eravamo così contenti che volevamo che la macchina fosse d'aiuto anche ad altri. Offrivamo passaggi ai ragazzi, la davamo in prestito a chi serviva per fare la spesa. Mi rese un po' più libero dall'attaccamento ai miei beni, un po' più generoso, più consapevole che quella macchina non era mia, ma era nostra. E c'era stata data anche per il bene di altri. Non potevamo tenere un regalo solo per noi stessi, no? Fu diverso di aver acquistato una macchina. Sentivo voglia di condividere questo regalo. Oggi parleremo di cosa Proverbi ci dice sul tema denaro, proprietà, generosità. Il tema è come gestire il denaro con saggezza. Raggruppo cosa da dirci in tre cose, in tre parti, ok? Tre parti. Il potere del denaro, come rompere il potere del denaro e come gestire il denaro bene. Il potere del denaro, come rompere il potere del denaro e come gestire il denaro bene. Ho sentito un sermone a saggio di Tim Keller su questo tema una volta e riporto alcune delle cose che ha detto in quell'occasione. Prima, il potere del denaro. Leggiamo alcuni proverbi. Nota come il denaro viene descritto sia come forza positiva sia come forza negativa. Ok? Leggiamo alcuni. La corona dei saggi è la loro ricchezza, ma la follia degli stolti non è che follia. Tesori preziosi e profumi sono nella dimora del saggio, ma l'uomo stolto dilapida tutto. Chi è avido di lucro turba la sua casa, ma chi ode i regali vivrà. Un cuore calmo è la vita del corpo, ma l'invidia è la caria delle ossa. Hai notato, il denaro viene descritto sia come forza positiva, sia come forza negativa, e questo non è una contraddizione. Può veramente essere una forza per il bene o qualcosa che ci distorce. Proverbi riconosce insieme a tutta la Bibbia che il denaro nella sua essenza è qualcosa di buono. È valido, è buono, è ammirevole lavorare diligentemente e ricevere la tua busta paga. È buono. È buono, è valido, è ammirevole servire bene il cliente e raccogliere profitto, aprire un'altra filiale, pagare ai tuoi dipendenti un salario dignitoso, avere soldi per contribuire alla comunità. È buono. La Bibbia ci dà una visione unica, abbastanza unica. Per esempio, per i greci antichi, il mondo materiale è una mera ombra del vero mondo. Oppure per le religioni orientali, il mondo era un'illusione da essere superata tramite la meditazione che riduce il nostro attaccamento ad esso. Oppure i miti dei popoli del nord Europa spiegavano l'inizio del mondo come un incidente o una lotta o guerra, il risultato di lotta o guerra, quindi un mondo privo di senso, oltre alla lotta per potere. Per la Bibbia però, Dio crea intenzionalmente un mondo materiale e lo dichiara buono, buono. È buono godersi una doccia calda, è buono cucinare un bel pasto, godersi il tuo cagnolino. È buono. Ha una visione positiva del lavoro, della vera proprietà, della prosperità, che certo è più ampia della mera ricchezza, spiegherò meglio alla fine. Però il mondo materiale e il denaro sono qualcosa di buono. Nella dimora del saggio ci sono tesori. Allo stesso tempo, Proverbi riconosce che il denaro ha anche un potere enorme di ingannarci, distrarci, distorcerci.
Ecco alcuni modi. Ecco quattro modi in cui è spiritualmente pericoloso. Ok? Quattro. Prima, il denaro ha il potere di renderti orgoglioso. Orgoglioso. Un nuovo lavoro, una promozione, un bonus. È bello, è affascinante. Cominci a sentire che non solo guadagni di più, ma che ora sei un po', in qualche modo, superiore. Ti stai avanzando nella vita. Che coloro che stanno avanzando meno sono meno fortunati. Stanno sotto di te. Poverini, peccato che non stiano raggiungendo ciò che io sto raggiungendo. Più denaro hai, più successo raggiungi. Più cominci a pensare che perché tu sei così speciale, perché sei sveglio. Diventi orgoglioso, ti senti superiore agli altri. Il denaro ci inganna. Comincia a diventare la misura del nostro valore. In quale quartiere abitiamo? In quali ristoranti mangiamo? Che vestiti indossiamo? Ok? Un modo. Secondo modo. Il denaro ci inganna anche distraendoci da ciò che è veramente importante. Distraendoci da ciò che è veramente importante. Guarda che bizzarro e strano questo fenomeno, eppure succede a tutti noi. Il denaro fa tacere le questioni di senso e significato e diventa esso stesso il senso della vita. Guadagnare, consumare, accumulare. Inizia una vita frenetica di lavoro e consumo, circondati da persone che vivono per questo e smetti di domandare, ma perché? Perché devo guadagnare di più? È questo il senso della vita, consumare e accumulare. Vedi che bizzarro, è stranissimo. Eppure, arrivi in ufficio, senti qualcuno che guadagna il doppio di te e cominci a pensare, ma io guadagno troppo poco allora. Potrei stare guadagnando di più, il doppio. Allora mi faccio un master a non prendere le ferie, sarò il primo ad arrivare in ufficio e così via. Il potere del denaro di distrarci da ciò che è veramente importante. Uno dei proverbi che abbiamo letto diceva, un cuore calmo è la vita del corpo, ma l'invidia è la carne delle ossa, ci corrompe dentro. Ok? Terzo modo. Il denaro ha anche il potere di indurire il nostro cuore riguardo la comunità e il bene comune. Un altro proverbio parla di chi non vende il grano, un prodotto, per causare scarsità e far salire i prezzi. Causare scarsità e far salire i prezzi. Non è illegale non vendere il prodotto, lo puoi fare. Ma questo proverbio dice che è maledetto, porta al malessere altrui, alla fame, all'esplorazione degli altri, che pagano un prezzo artificialmente più alto per farti arricchire. Quindi condanna l'avere il profitto come l'unico obiettivo di una firma, di un'attività, e non avere come obiettivo anche il benessere della comunità, di tutti quanti. Uno dei grandi studiosi di proverbi era un nostro ex professore, disse che il giusto viene definito in proverbi come chi valorizza non solo il guadagno personale, ma anche il fiorire di tutta la comunità. È chi lavora per il bene della comunità e consuma con la comunità in mente. Lavoro per gli altri, per la famiglia, la città, la chiesa, la comunità e consuma avendo anche altri in mente. L'ingiusto invece lavora e consuma solo per se stesso. Vede come il denaro ha un potere forte, grande, anche spirituale. Può essere una forza per il bene, ma può anche motivarci a diventare egoisti, magari a esplorare gli altri anche senza accorgerci. Quarto modo. Quindi il denaro ha il potere di renderci orgogliosi, distrarci da ciò che è veramente importante, indurire il nostro cuore riguardo alla comunità e quarto, la cosa più esplicita, corrompere la nostra integrità. Mi ricordo un amico dei miei genitori in Brasile, è dirigente di una grande azienda internazionale. Un giorno un uomo venne al suo ufficio con una valigia con $1,000,000 per fare un'offerta, per ringraziarlo se avesse concesso un contratto alla sua ditta. È un cristiano maturo, non accettò, è una bella storia. Ma se c'è denaro in mezzo, anche persone corrette sono fortemente tentate, immagino $1,000,000. È difficile rifiutare, no? Diventa una tentazione. Un altro proverbio dice, la falsa bilancia è abominio per il Signore, ma il peso giusto gli è gradito. Sta parlando di essere corretti, di essere onesti. Non nascondere informazioni dai clienti, per esempio. A fare le pratiche in modo legale. Non sfruttare i dipendenti. Tante cose. Il mio cuore soffre, è un dolore, sempre che sento di qualcuno che realizza un lavoro o progetto e non viene pagato dal cliente o viene pagato in ritardo. Non è giusto, non è giusto.
ferisce tutta la comunità, nutre un ciclo di mancanza, di fiducia. Quindi vede il potere che il denaro ha, ok? Mi viene da domandare, almeno io, perché? Come mai una cosa così piccola, dei contanti? Leggiamo alcuni altri proverbi che parlano della radice di questo potere, ok? La radice, leggiamo alcuni. I beni del ricco sono la sua roccia forte, sono come un'altra muraglia nella sua immaginazione. Un altro. Non ti affannare di diventare ricco. Smetti di applicare la tua intelligenza, pensa ad altro. Vuoi fissare lo sguardo su ciò che scompare, poiché la ricchezza si fa delle ali, come l'aquila che vola verso il cielo. Le ricchezze non servono a nulla nel giorno dell'ira, ma la giustizia salva dalla morte. Il primo versetto ci dà un'immagine utile. Il denaro diventa, nella nostra immaginazione, una rocca forte, una muraglia. Una città senza muri all'epoca era una città vulnerabile a animali, briganti, eserciti. I più ricchi vivevano dentro e godevano di questa protezione e i più poveri fuori. È un'immagine che illumina la radice del potere del nostro denaro nella nostra immaginazione. Diventa la nostra sicurezza e il nostro significato. Diventa la nostra protezione e la misura del nostro valore. Diventa il nostro Dio, un Dio funzionale, in altre parole. Se hai dei risparmi, se firmi un contratto a tempo indeterminato, cominci a pensare. Sono al sicuro, sto a posto. Ho le cose sotto controllo, soldi in banca. Se succede qualcosa, un po'. Ma, diceva l'altro proverbio, le ricchezze non servono a nulla nel giorno dell'ira. Arriva la malattia, rapporti che si rompono, disastro, morte. E la ricchezza non ti protegge, niente, niente. Dice, la ricchezza si fa delle ali, sparisce da un momento all'altro. Come questo, contante. A posto. Sparisce, non c'è più. 10 euro. Proverbi parla invece di avere Dio come la tua forte torre. Contare su di Lui per la tua sicurezza, posare la tua fiducia in Lui, non nel denaro. Per alcuni quindi la tentazione è la brama di sicurezza. Per altri invece la brama è il desiderio di avere denaro come fonte di significato. Cominci a sentirti importante. Che le persone di un'altra classe sociale stanno sotto di te, li tratti con meno considerazione. Alla fine del libro c'è questa preghiera, molto, molto saggia. Leggiamo. Prossima slide. Io ti domando due cose. Non negarmene prima che io muoia. Tieni lontano da me falsità e menzogna. Non darmi né povertà né ricchezza, ma fammi avere il mio pezzo di pane, perché una volta sazio io non ti rinneghi e dica chi è il Signore. Oppure, ridotto all'indigenza, non rubi e abusi del nome del mio Dio. Che saggio! Pregare non rendermi ricco. Non voglio rischiare di diventare sazio, indipendente, orgoglioso e sentire che non ho più lo stesso bisogno di Dio di quando pregavo, Signore, ti prego, provvedi. Pregare anche, non lasciarmi povero, non idolizziamo la povertà, non è buona. Fammi avere invece il mio pezzo di pane, quello che chiedo. Dammi quello che mi serve. Molto saggio. Ma molto difficile. Sul serio, pregare questo. Io voglio più del pane. Io voglio mangiare bene. Voglio vivere in una casa grande, viaggiare, tutto quello che sogniamo. Non voglio avere il sufficiente, voglio avere un po' di più. Non preoccuparmi del mio sostegno neanche per un minuto. Stare a posto, fino alla pensione, fino alla morte. Avere dei bei risparmi in banca e sentire che sto al sicuro e che sono una persona di valore. Difficile! Dove trovare la forza per pregare questa preghiera? Come sradicare questo mondo profondo per il denaro radicato nel nostro cuore? Come? Buone domande, ok? Bravo. Buone domande. Passiamo alla seconda parte. Come rompere il potere del denaro? Ok, buone domande. La prima cosa qui è riconoscere. È semplice, è riconoscere il potere che il denaro ha su di noi. Riconoscere. Puoi pensare, io ho altri problemi. Mi riesco malapena a pagare le bollette. Non sono ricco, non sarò mai ricco, le mie tentazioni sono altre.
E qui giace il pericolo nel non riconoscerlo. Il pericolo non è essere ricco. Si può avere risorse e viverlo in modo salutare, usando la tua ricchezza per altro, per benedire altri. Il pericolo non è la quantità stessa di soldi che abbiamo, anche se più denaro abbiamo, più grande è la sua attrazione, certo. Il pericolo invece è l'influenza che ha sul nostro cuore. È il potere che il denaro ha sul nostro cuore. Non importa quanti soldi abbiamo, anche se guadagni poco, anche se sei disoccupato, sarà una tentazione anche per te, per tutti noi. C'è anche un altro problema. Facciamo molta fatica ad ammettere l'avarizia. Facciamo fatica. Non pensiamo mai di avere il sufficiente. Ok? È meno ovvio di altri peccati. Per esempio, tradire la moglie. Lo riconosci, c'è un'altra persona davanti a te. Ma noi facciamo fatica a riconoscere quanto siamo già ricchi. C'è sempre qualcuno più ricco di te. Il ricco è lui, non sono io. Ho una macchina, ma lui ne ha due. Guadagno 1 milione, ma c'è chi guadagna di più. Stanno tutti a giustificarsi. Solo Bill Gates è veramente ricco, ok? Gli altri, nessuno di noi è. Facciamo fatica a riconoscerlo, ma io direi che tutti noi qui presenti, tutti qui, siamo ricchissimi in termini storici e paragonando da altri paesi del mondo. Abbiamo tanto, tanti conforti, io e te. Dobbiamo riconoscere il potere che il denaro ha su di noi. E poi riconoscere un altro principio, una seconda cosa. Questo principio, che la vera ricchezza è ricchezza donata, è ricchezza distribuita, non quello che rimane con noi. Leggiamo alcuni altri proverbi, alcuni paradossi. C'è chi offre liberamente e diventa più ricco. C'è chi risparmia più del giusto e non fa che impoverire. Chi è benefico sarà nell'abbondanza e chi annaffia sarà egli pure annaffiato. C'è chi fa il ricco e non ha nulla. C'è chi fa il povero e possiede molti beni. Chi è generoso sarà benedetto, perché gli dona del suo pane al povero. Questi proverbi parlano di una verità che vediamo in tutta la Bibbia. Chi vuole ingrandirsi deve sminuire. Chi riceve è chi dà. Raccoglie chi sparpaglia. L'agricoltura ci dà questa immagine. Chi semina, chi distribuisce il seme, poi raccoglie. Chi ritiene il seme con paura di perderlo, non raccoglie, rimane con quello. Proverbi dice, chi è generoso sarà benedetto. Chi offre liberamente diventa più ricco. Più doni, più soddisfatto e felice, grande sarai. Il modo di trasformare i tuoi soldi in vera ricchezza è donandoli e condividere quello che hai. O anche usare la tua macchina, anche per il bene di altri. Aprire la tua casa per ospitare altri. Questo non è mio, questo è di Dio e perciò è nostro. Domanda, questo è un investimento spirituale allora per arricchirsi, un dono per poi ricevere? No, non è questo. Il proverbio dice che chi è generoso sarà benedetto e succede. Ma se la tua intenzione è ancora ricevere, non hai ancora rotto il potere del denaro sul tuo cuore, stai ancora attaccato a denaro, devi dare per dare, non per ricevere. È possibile che tu riceva qualcosa di materiale come benedizione dopo, è possibile. Ma Proverbi parla di un arricchirsi molto più ampio. Questa è per prosperità, essere ricco di cuore, avere un cuore leggero, non attaccato ai tuoi beni. È una prosperità più ampia della mera ricchezza materiale. È far fiorire gli altri, è investire nel regno di Dio, e finanziare ministeri e persone che porteranno il tipo di frutto che il denaro non può acquistare, vite trasformate. Questo è essere ricco, che ci fa il ricco, che chi fa il ricco e non ha nulla, nulla, che c'è chi fa il povero e possiede molti beni. Ecco un esempio personale. Praticamente ogni volta che sale Dio, facciamo un atto estero di generosità, riceviamo qualcosa in qualche modo, una porta si apre, un sostenitore dice: ho ricevuto un bonus e voglio condividerlo con voi. Praticamente sempre, giusto? Proprio questa settimana, nel giorno in cui ho scritto il sermone, 2 ore dopo, c'è scritto una persona, un amico, dicendo: René, ho ricevuto un bonus al lavoro, voglio condividerlo con voi. E avevo appena scritto questo esempio, è successo 2 ore dopo. Succede, succede. Ma la motivazione per dare deve essere un cuore puro, genuino, un genuino voler dare, non è un meccanismo spirituale. Rompiamo il potere del denaro, diventiamo veramente ricchi quando doniamo sinceramente.
Cosa significa? Allora, come viviamo questo giorno dopo giorno? Cosa significa in pratica? Arriviamo al dunque allora, ok? Alla terza parte. Come gestire il denaro con saggezza? Qui ci sono alcuni altri proverbi. Leggiamo. Per il frutto della sua bocca l'uomo è saziato di bene e ognuno è reso secondo l'opera delle sue mani. Onora il Signore con i tuoi averi e con le primizie di tutti i tuoi raccolti. I tuoi granai si riempiranno oltre misura e i tuoi tini traboccheranno di mosto. Chi ha pietà del povero presta al Signore, che gli contraccambierà l'opera buona. Aggiungo anche un versetto di Efesini. Chi rubava non rubi più, ma si affatichi piuttosto a lavorare onestamente con le proprie mani, affinché abbia qualcosa da dare a colui che è nel bisogno. Proverbi dice chiaramente, per il frutto della sua bocca l'uomo è saziato di bene, cioè il lavoratore è degno del suo stipendio. È giusto lavorare e godere del frutto del tuo lavoro. Investire, iniziare attività, concedere lavoro ad altri, prendere vacanze, pagare, fare tutto questo. Sembra una visione di mondo quasi capitalista, ma dall'altra parte praticamente è quasi socialista. Allo stesso tempo tutto appartiene al Signore ed è per il bene di tutta la comunità. È il frutto del nostro lavoro, ma mettiamo ciò che abbiamo nelle mani del Signore. È una visione che in verità trascende i diversi sistemi economici del mondo. Oppure, hai visto quel versetto di Paolo? Hai visto la motivazione in quei versetti? Quando dice qualcuno chi rubava, non rubare. La motivazione non è solo avere pane da mangiare in modo onesto per se stesso, ma affinché abbia qualcosa da dare a colui che è nel bisogno. L'idea è lavorare per il bene di altri, anche per il beneficio di altri. L'altro proverbio che abbiamo detto dice onora il Signore con i tuoi averi e con le primizie dei tuoi raccolti. È un atto di adorazione, prestiamo culto al Signore con le nostre voci, con i nostri cuori e con quello che abbiamo. La Bibbia ci dà anche un'indicazione chiara in diversi punti della Bibbia, parla di donare la decima, il 10% di quello che guadagniamo. Va chiarito, non ci viene imposta con il peso di legge, è qualcosa che deve nascere dal cuore, ma è molto saggio avere un'indicazione precisa, un numero preciso, 10%. Se guadagni 1.000, donare 100. Se guadagni 2.000, donare 200 e così via. È un'indicazione minima che la Bibbia ci dà. Chi ha le condizioni doni di più, 15-20%, cosa sia. Ripeto, che è qualcosa che deve nascere dal cuore, non viene imposto. È una voglia personale della propria persona. È un atto per Dio, è un atto di adorazione a Dio, di chi non trova gioia più grande di contribuire all'avanzamento del suo regno, alla trasformazione di altre vite. Quando iniziamo un percorso cristiano, sarà una nuova disciplina. Cominciamo a leggere la Bibbia, a pregare, a servire e poi anche a contribuire all'opera di Dio. All'inizio può causare timore, lo so, come faccio? Mi mancherà questo 10%, lo stavo usando. Abbiamo infatti timore, anche per me, lo faccio una confessione. A volte è difficile, quando Sara per esempio mi propone di donare di più, è più generosa di me, io sono un braccino corto. sono avaro. Mi viene timore davvero. E lei dice, il Signore ci onorerà. Ti ricordi quella volta quando abbiamo fatto quella donazione e poi è successo questo? Ti ricordi questo? Il Signore ci sostiene, ci onora. Infatti, il versetto che parla di onorare il Signore con le primizie delle nostre raccolte aggiunge esplicitamente, i tuoi granai si riempiranno oltre misura. I tuoi tini traboccheranno di mosto. Non ti verrà a mancare, stai tranquillo. Anzi, il favore e la benedizione di Dio saranno su di te. Questa non è la nostra intenzione, non sfruttiamo questa dinamica come alcuni che insegnano una sorta di teologia della prosperità, dare per ricevere. Doniamo per la gioia di donare. Ma poi succede, il Signore ci benedice, succede. Apro un'ultima parentesi prima di avviarmi alla conclusione. Proverbi parla un po' anche di risparmiare e del pericolo di indebitarsi. Ci sono alcuni proverbi su questo. Non ho tempo di sviluppare questo oggi, ma menziono solo un principio che sentii una volta in un sermone su questo tema. Un predicatore suggeriva in verità che vivessimo non con il 90%, ma con l'80% del nostro reddito. L'80%. 10% doniamo al Signore, 10% risparmiamo
per il futuro, la pensione, grandi acquisti, malattie, cosa sia. E viviamo con l'80% che rimane. È un suggerimento semplice ma abbastanza saggio, mi rimase impresso nella memoria. Si può concepire questo anche in altri modi, ma ho voluto menzionarvelo. In altre parole, gestisci bene i tuoi soldi, risparmia pure, non spendere più di quanto guadagni. Ok? Chiudo parentesi. Arriviamo alla conclusione. Concludo parlando della ragione suprema per il nostro volere che il frutto del nostro lavoro appartenga a Dio e benedica anche altri, che è Cristo. Che è Cristo. Quando Paolo realizzò una colletta tra le chiese che aveva fondato, non si appellò alla pressione, alla colpa, alle emozioni, storie di persone affamate, per esempio. Lui parlò di questo principio. Leggiamo. Chi semina scarsamente mietterà altresì scarsamente, e chi semina abbondantemente mietterà altresì abbondantemente. Dio è potente di far abbondare su di voi ogni grazia, affinché, avendo sempre in ogni cosa tutto quello che è necessario, abbondiate per ogni opera buona. Menzionò questo principio di Proverbi e aggiunse la ragione principale del nostro donare, che è questa. Leggiamo. Infatti, voi conoscete la grazia del nostro Signore Gesù Cristo, il quale, essendo ricco, si è fatto povero per voi, affinché, mediante la sua povertà, voi poteste diventare ricchi. In altre parole, vi faccio vedere il supremo seminare e raccogliere, che è Gesù, Gesù sulla croce. Gesù sparpagliato in pezzi, Gesù seminato per raccoglierci. Più contempliamo la croce, più vediamo questo supremo atto di sacrificio, di generosità, sciogliere il nostro cuore, sciogliere il nostro attaccamento a ciò che non ci può né proteggere né soddisfare. Gesù è la nostra sicurezza, Gesù è la nostra forte torre a cui guardiamo. Gesù è il nostro significato. Io e te siamo stati di valore più grande per Lui di tutto il denaro e di tutti i regni del mondo. Gesù si fece povero, si fece umano, si fece povero per farci ricchi. Se il tuo tesoro è qualcos'altro, questa cosa ti dominerà, ti controllerà, ti farà sentire che devi averla, esigerà che tu muoia per essa. Gesù fa il contrario, Gesù muore per noi, Gesù si dona per noi, ci libera, realizza un grande atto di sacrificio per mostrarci cos'è la vera ricchezza, donare noi stessi. Più contempli questo, più lasci la croce penetrare il tuo cuore, più il tuo cuore sarà ristrutturato. Cambierà la tua identità, la tua motivazione, la tua logica di vita. Donerai le tue risorse e vedrai vite che sono trasformate. Questo non ha prezzo, non ha prezzo. Ti motiverà a donare anche in modo sacrificale, come Gesù chissà che si sacrificò per noi. Sarai libero anche di donare di più se i tuoi mezzi ti permettono. Guarda la raccolta di Cristo, guarda cosa fece Cristo. Guardate attorno, perché siamo qui riuniti oggi? Perché abbiamo gli uni e gli altri? Perché Gesù fu sparpagliato, perché Gesù si donò per noi, perché si fece povero affinché noi possiamo essere veramente ricchi. Per questo. Prendiamo un minuto di riflessione mentre ci vengono passati gli elementi che simbolizzano parte del suo corpo e parte del suo sangue donati per noi. E pensiamo al suo sacrificio per noi.